Veterinaria Savignanese, il tuo negozio specializzato per cani e gatti a Savignano sul Rubicone. Il nostro servizio comprende il farmaco, i prodotti per la salute e il benessere del tuo amico animale, ma anche accessori, cappottini, cucce e mangimi super premium. When I say it doesn't matter, it matters most of all. You're not up for conversation, so I'm blinded by it all. The further away you push me, the closer I feel. È un consueto appuntamento che teniamo tutti gli anni, è una festa con tutti gli ingredienti della festa, dove però il tema principale è il cane, quindi l'argomento e soprattutto l'attore primo. Assieme al cane ci sono i bambini e quindi motivo per cui ogni anno noi organizziamo questa festa dove sono cuccioli e bambini. Nasce circa 8 anni fa, dopo che la stampa e purtroppo le news di quel periodo a noi mettevano chiaramente in onda e pubblicavano delle notizie assai sgradevoli che alcune volte ancora adesso appaiono, ovvero sia animali e cani che aggredivano persone e bambini. E le amministrazioni pubbliche si erano impegnate non poco per cercare di risolvere questo problema, ma è un problema assai complicato e complesso che purtroppo tutt'oggi non è ancora stato risolto. Noi dal nostro punto abbiamo ragionato su quello che potevamo fare per trovare una soluzione, diciamo, anche a questo inconveniente, quindi si era pensato di creare un momento di incontro dove il cucciolo e il bambino iniziassero a crescere assieme in un contesto dove tutti e tantissimi professionisti erano presenti. Tempo di caldo, tempo di trasferte anche in vacanza e noi abbiamo il tappetino rinfrescante, vero? Mi stavi spiegando questo? Questa è la novità dell'anno, un tappetino rinfrescante sul quale si può godere un po' di meritato refrigerio e addirittura poi è un auto refrigerante e non finisce mai l'azione, quindi va avanti ad oltranza. Quindi uno dal momento che lo attiva, perché credo che bisogna attivarlo, viene attivato e così per la stessa proprietà abbiamo anche l'osso gioco refrigerante. Questa è una linea di cosmetici naturali a base di oli essenziali e quindi data così sul pelo spotonna, ha questa proprietà di renderli sempre più gradevoli e profumati. Noi siamo a Savignano, in una zona, diciamo, proprio sulla via Emilia, e noi abbiamo tutto per i piccoli animali, dal farmaco, prodotti per l'alimentazione, nutrizione, antiparassitari e anche tutte queste novità che comunque cerchiamo di stare sempre al passo e essere sempre avanti con le novità. Voglio ricordare che avete anche le novità dell'Alessi in materia di così design per le ciotole dei nostri amici animali. Quest'anno avete dei colori molto trendy. Hanno la proprietà di mantenere inalterato il cibo, quindi non si modifica, rimane inalterato. Per noi è un appuntamento davvero irrinunciabile e siamo sempre felici di partecipare perché è una manifestazione bellissima. Quest'anno per la prima volta ci sarà al Puppy Party anche il nostro cane. Noi vi aspettiamo, veniteci a trovare, così vi facciamo vedere tutte le nostre novità e gli articoli che abbiamo. Veterinaria Savignanese, evviva il Puppy Party! Oggi qui al Puppy Party non abbiamo solamente una gara che è una sorta di gioco, ma abbiamo gli allevatori. Lisa Manni, giardini di Meiji, e sono questi bellissimi, strepitosi, anche piccoli se vogliamo dirlo, cani Shiba, e dal carattere squisito. Tu da quando li allevi? Sono 5 anni, non è tantissimo. E sei innamorata di loro? Sono innamorata perché ne ho comprato uno e di conseguenza dal suo carattere molto affettuoso, diciamo, perché è un po' come, diciamo, a Chico, non so se ha visto il cane di Richard Gere, essendo anche loro una razza giapponese,
sono cani che si affezionano molto al padrone. Loro nascono come cani da caccia, comunque si possono tenere anche in appartamento. Io infatti il primo Shiba che ho avuto ha vissuto con me in appartamento tranquillamente. Ovviamente comunque sono cani che hanno una forte energia, quindi vanno anche portati fuori, fatti sgambare molto, perché comunque chiuderli in appartamento sarebbe poi... combinerebbero anche un po' di guai, diciamo così. Sono cani impegnativi? Sì, sono un po' impegnativi caratterialmente, vanno educati fin da cuccioli. I giapponesi dicono così, che sono cani piccoli in una piccola scatola, però sono cani che ragionano con una testa grande, perché loro in effetti credono di essere dei cani grandi, quando vedono magari anche... caratteriali. Sì, caratteriali, hanno un carattere forte, molto forte. Mara Gordini, Margor, l'allevamento di questi splendidi, bellissimi, dolcissimi barboncini. Io devo dire che è una razza che scopro un po' oggi, perché è una razza che non conosco bene a vicino. Intanto le caratteristiche di questo animale, un animale che è ideale per la pet therapy, mi dicono. Sì, sì, per la pet therapy, perché è proprio il cane che se potesse ti entrerebbe dentro. Sì, veramente, perché è il cane che si affeziona tantissimo, docile ma nello stesso tempo allegro, ti fa sempre sorridere. Tu arrivi a casa, apri la porta e questi che ti zompettano intorno ti riempie proprio il cuore. 23-24 anni fa andai a vedere Lulu, una barboncina bianca che è campata fino a 14 anni. Di longevi? Sì, è un cane molto longevo questo, è un cane che si adatta alla casa tranquillamente, non perde pelo, quindi è molto comodo, diciamo. Perché... anche da guardia, sento che questi dietro stanno dicendo la loro. Qualsiasi rumore diverso dal solito che sentono, loro abbaiano, quindi ti mettono già nell'avviso che c'è qualcosa di diverso. Il barbone ha quattro taglie, il toy, che è questo come un braccio, poi c'è il nano, il medio e il gigante. Il toy e il nano non hanno bisogno di tanto spazio, basta un buon appartamento, che possano muoversi, è sufficiente, una passeggiata o un terrazzo sono proprio sufficienti. Ma a cosa servono tutti questi elasticini? Solo per bellezza o hanno una motivazione pratica? Hanno proprio un motivo pratico, è mantenere il pelo, perché questi fanno esposizione, per cui in esposizione ci vogliono dei peli lunghi per fare il ciuffo, per fare tutta la mantella. Se li lasciassimo aperti, questi ciuffi, che sono lunghi anche 15-16 cm, creerebbero dei nodi e dopo bisogna tagliare. Chi prova ad avere un barbone a casa sua non cambia razza. Tutti lo dicono, perché è un cane che ha un sesto senso, sente i tuoi stati d'animo, ti coccola se ne hai bisogno, vuole le coccole, come abbiamo già detto, sente addirittura i tuoi dolori fisici. Vi giuro, se tu hai male da qualche parte, sei steso sul divano, chissà perché, per come, loro ti si appoggiano sopra. È particolare, diciamo, una razza proprio a sé. Infatti si dice chi ha conosciuto il bassotto non cambia mai più razza, proprio perché è particolare, è un cane piccolo ma concentrato, diciamo, ha le caratteristiche, diciamo, di un cane da caccia. Infatti i bassotti standard sono usati per la caccia, diciamo, alla volpe, quindi si devono infilare nella tana e sono, diciamo, noi alleviamo invece la taglia più piccola, Nani e Kaninchen, che, diciamo, sono adatti alla famiglia, sono dei cani che ti conquistano, ti prendono il cuore, sono indicatissimi sia per i bambini sia per gli anziani, proprio perché è un cane molto intelligente, proprio perché... Forti come cani? Fortissimi, perché è un concentrato, io dico, di tutte le razze, ma io, diciamo, da bambino ho sempre avuto cani. Mi sono piaciute le taglie grandi, però da quando ho conosciuto il bassotto, grazie a mia moglie, non ne ho fatto mai più a meno, proprio perché è un cane che ti conquista. Perché?
ha, diciamo, è piccolo, ma lui non ha paura di nessuno. Infatti, se provi ad andare a passeggio con un bassotto, probabilmente incontri un alano, un rottweiler, non si tirerà mai indietro. Per il suo caratteriale. Per il suo padrone, guarda, dall'anima, dall'anima. Quindi, diciamo, vari colori. Colori, allora, noi il colore classico è il fulvo rosso, poi c'è il nero focato e dopo arriva il cioccolato, l'arlecchino, tigrato, sono tutti colori nuovi che noi stiamo iniziando a fare, quindi a breve, insomma. Per chi lo consiglia? Per chi consigliate l'acquisto di un bassotto? C'è qualcuno in particolare, un uomo anziché una donna, una famiglia, bambini, adulti? È adatto a tutti, a tutti. È un cane eclettico, io ho clienti da 88 anni a 3 anni, quindi diciamo... Longevi come cani? Allora, la media è 14-15 anni, però non è raro che arrivano a 20, 22, 23, ecco. Molto, molto affettuosi, ti seguono ovunque, guai se gli sfugge qualche cosa, seguono ogni movimento, molto curiosi. Quindi vi soddisfa levare bassotti? Non potrei farne a meno. Da noi c'è una scuola di addestramento di comportamento che non fa, diciamo, quello che normalmente noi troviamo disponibile oramai diffusamente sul territorio, ovvero sia l'obbedienza classica. Fa molto di più, perché è una scuola riconosciuta ENCI, è una scuola a livello nazionale, si formano chiaramente i cani, ma si formano anche gli operatori, quindi gli addestratori. Qui c'è la scuola degli addestratori ENCI, quindi riconosciuta da Milano, che è la sede nazionale dell'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiano. L'addestramento, secondo me, riguarda un po' quello che è il concetto di gestione del cane, avere la conoscenza di capire come poter tirar su, come poter gestire, educare un cane fin dai primi momenti in cui si acquista, in cui si entra a far parte della vita del cane. È fondamentale. E quindi c'è proprio il primo aspetto fondamentale, a prescindere da poi quelle che possono essere delle attività secondarie successive, è proprio saper gestire il cane, avere la cultura della gestione del cane. E invece l'obedience? L'obedience è una disciplina cinofila sportiva in cui il cane deve eseguire una serie di esercizi e c'è un giudice che, a seconda se questi esercizi sono eseguiti o meno, a seconda della velocità e della precisione, assegna un punteggio ad ogni singolo esercizio. Quindi in questo settore si giudica la loro bravura ad eseguire dei vostri ordini? Ad eseguire, sì, determinati esercizi che all'inizio sono semplici, poi man mano che si va avanti sono sempre più complessi. Si utilizzano metodi di addestramento positivi, cioè non coercitivi, nel senso che quando il cane esegue l'esercizio correttamente gli si dà un premio, o sotto forma di cibo o sotto forma di gioco. Quindi il cane è molto invogliato a fare questi esercizi e fa sì che si crei anche un gran rapporto tra il padrone e il cane, che è utile anche, come diceva Giacomo, poi nella vita di tutti i giorni. L'educazione del cane vuol dire impostare un rapporto dove il cane sia sotto controllo. Tutto questo tuo lavoro di impostazione della gerarchia, quindi del rango corretto, avvenga sempre con metodologie legate al rinforzo positivo. Bella la vostra collaborazione con la Ricovero Animali San Marco. Sì, perché alla fine siamo riusciti a creare un team con un buon profilo professionale, direi, ognuno nel suo settore. Anche tu soddisfatto? Soddisfattissimo per la collaborazione con la Clinica Veterinaria San Marco, che ci mette a disposizione questa bella struttura dove ci possiamo allenare, divertirci e cercare di far crescere le nostre discipline sportive. I servizi sono ampi. La clinica veterinaria chiaramente offre servizi di tipo sanitario, ci sono però anche il ricovero per la degenza, ma anche per chi si reca normalmente in vacanza. Ecco, diciamolo, le vacanze, questo cruccio degli animali e nonché dei padroni, che non dovrebbe essere così, ma voi siete comunque qui ad accogliere i loro grandi e piccoli amici a quattro zampe.
Noi siamo sempre disponibili. È chiaro che se il cane resta col proprietario, resta in famiglia, è la soluzione ideale. Non sempre questo è possibile, non sempre tutte le strutture alberghiere, ricettive, turistiche lo permettono. Ci sono chiaramente dei paesi friendly per quello che riguarda il cane e dove ci si può recare. Ci sono anche molti siti dove il proprietario di un cane può chiaramente controllare, andare a verificare qual è il luogo ideale della propria vacanza. Però per un qualsiasi altro motivo, se non c'è altra soluzione, chiaramente siamo disponibili. Cani noi cerchiamo di tenerli nel miglior modo possibile, però il proprietario del cane è un connubio indissolubile e quindi noi diciamo sempre venite, portate qualcuno, oppure mandate anche qualche parente a portare tante volte fuori il cane, perché può essere chiaramente d'aiuto per avere una permanenza più serena e anche più tranquillità da parte del proprietario stesso che si è assettato. E la giornata è molto semplice, c'è una parte, intanto sono parallele queste due gare. Da un lato c'è una gara regionale con tutti i crismi e tutte le caratteristiche connotati ENCI e quindi con gli 8 gruppi di appartenenza dei cani, e poi ci sarà un vincitore per ogni gruppo, il quale poi alla fine si concluderà col Best in Show, dove ci sono gli 8 migliori classificati, e da questi 8 poi verrà prescelto da giudici, chiaramente sono giudici nazionali. Oggi ad esempio c'è un giudice tra i 5, uno di San Marino, sono tutti giudici che sono riconosciuti a livello europeo, e quindi verrà prescelto il vincitore e sarà quello che vince la gara regionale. E d'altro canto invece da parte nostra c'è il Puppy Party, è un gioco, quello è un vero e proprio gioco, quindi ci sono i bambini e i cani, è un piccolo show, un carosello, un paio di volte sfilano, mostrano il loro cane, ci sono chiaramente dei momenti molto divertenti e alla fine chiaramente ci saranno i vincitori anche qui, quindi primo, secondo e terzo Puppy Party. Ma siccome ogni anno ci sono tantissimi che vogliono gareggiare pur non essendo bambini e pur non essendo cuccioli cani, li facciamo partecipare, c'è un premio anche per loro di partecipazione. Questa tarda serata sarà come un'esposizione internazionale nazionale, però molto ridotta, è ovvio. Meglio del meglio dei cani di razza. Sì, sarà sempre i soliti raggruppamenti, le solite premiazioni e poi finale col Best in Show. Diciamo è un'esposizione ridotta, è ovvio, non possiamo paragonarla, però l'impegno è sempre quello di una grossa esposizione, perché bisogna sempre fare una bella figura, bisogna sempre portare un livello qualitativo alto. Poi queste sono le occasioni buone per portare i cani piccoli, fanno esperienza, cominciano a capire com'è il mondo della cinofilia espositiva soprattutto, però prendono confidenza col mondo, insomma. Quest'anno siamo arrivati sui 400 soci, se non vado errato, forse li abbiamo anche superati. Siamo sempre qua a San Marco, in via Godo 125, in questa struttura meravigliosa che il dottor Medri ci concede. È comunque un lavoro in sinergia, cioè lavoriamo sempre a stretto gomito. Come prescrizioni 55, l'anno scorso abbiamo raggiunto i 99, confidiamo nel centesimo di quest'anno, oppure superare i 100. Quindi rinnovo sempre l'invito a tutti coloro che ci stanno vedendo ed ascoltando di partecipare, in modo che diventi sempre più grande, sempre più partecipata, e vedere anche tutte queste razze, perché spesso c'è un po' di critica nei confronti delle mostre canine per la bellezza, ma non è la bellezza in sé chiaramente che viene solamente giudicata, perché un allevatore seleziona per bellezza, per forma fisica, perché il cane deve avere una morfologia, una forma tale per cui non abbia poi delle malformazioni, dei difetti anche fisici, e soprattutto anche per carattere. Quindi questi animali vengono selezionati oltre che per la bellezza, per un carattere, e il giudice questo ne tiene assolutamente conto. Quindi l'aspetto estetico a volte può anche prendere il sopravvento, ma alla base c'è un grande lavoro di questi nostri allevatori che sono qui con noi e che tutti i giorni collaboriamo con loro.